A che età la badante può andare in pensione? E quanti anni di contributi deve avere? Quali sono le regole per andare in pensione nel 2024? Lo scopriremo dopo la sigla. Secondo la regola generale si va in pensione a 67 anni di età. La badante che nel corso del 2024 raggiunge 67 anni di età e matura 20 anni di contributi può chiedere la pensione di vecchiaia, ma solo se va a prendere un assegno pensionistico di almeno 534,41 euro al mese, pari all'importo dell'assegno sociale nel 2024. Le cose sotto questo aspetto nel 2024 sono migliorate. Negli anni scorsi, infatti, per andare in pensione, l'assegno pensionistico mensile doveva essere dell'importo pari a una volta e mezzo l'assegno sociale. Se la badante ha 67 anni di età e 20 anni di contributi, ma non raggiunge questo importo minimo mensile di pensione, non può andare in pensione. Deve aspettare 71 anni, quando potrà andarci se però ha almeno 5 anni di contributi. Per le badanti che hanno figli, e che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995 e sono quindi in regime contributivo, la legge Dini prevede uno sconto di 4 mesi sull'età pensionabile per ogni figlio avuto, per un massimo di 12 mesi in presenza di più figli. Quindi, la badante che ha avuto un figlio può avere la pensione di vecchiaia invece che a 67 anni a 66 anni e 8 mesi. Se ha avuto due figli, potrà andare in pensione a 66 anni e 4 mesi e se ha avuto tre o più figli, potrà andare in pensione a 66 anni. E questo è il cosiddetto bonus della legge Dini. Rispetto alla regola generale, secondo la quale si va in pensione a 67 anni di età, ci sono delle possibilità di andare in pensione prima di questa età. Quali sono queste possibilità nel 2024? Una possibilità è quella della pensione di anzianità. La badante che nel corso del 2024 matura 41 anni e 10 mesi di contributi, per l'uomo occorrono 42 anni e 10 mesi, può andare in pensione a qualsiasi età. Altra possibilità è quota 103. La badante che nel corso del 2024 compie 62 anni e matura 41 anni di contributi può andare in pensione con quota 103. Altra possibilità di andare in pensione prima dei 67 anni è la cosiddetta quota 41 per i lavoratori precoci, che consente di andare in pensione con 41 anni di contribuzione a qualsiasi età, se la lavoratrice ha almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima del compimento del 19° anno di età. Per avere la pensione precoci, la badante deve svolgere questo lavoro da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro oppure da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di lavoro. La badante può poi uscire dal mondo del lavoro prima dei 67 anni con l'APE sociale. La badante che fa il lavoro di badante da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di lavoro, oppure da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro e che nel corso del 2024 raggiunge, compie 63 anni e mezzo di età e matura 36 anni di contributi, può fare domanda per l'APE sociale. Se la badante ha un figlio, ci vogliono 35 anni di contributi e se ha due figli, bastano, si fa per dire, 34 anni di contributi. Se la badante ottiene l'APE sociale, deve ricordare che non può lavorare. Nel 2024 c'è il divieto assoluto di lavorare sia come dipendente che come autonomo. È possibile solo fare dei lavori occasionali nel limite di un reddito di 5.000 euro l'anno. Per avere l'APE sociale bisogna ricordarsi che è necessaria la residenza in Italia. Se non si ha residenza in Italia si perde la misura. L'APE sociale poi non è reversibile. Se muore la badante, la pensione non spetta ai superstiti. Nel calcolo dell'APE sociale vanno inclusi anche i contributi versati all'estero per i quali è possibile e consentita la totalizzazione. L'opzione donna è un'altra possibilità di andare in pensione prima dei 67 anni.
Ma ora questa possibilità è stata ristretta ad alcune categorie di lavoratrici in difficoltà. La badante può andare in pensione con opzione donna, quindi soltanto se ha un'invalidità di almeno il 74% e se entro il 31 dicembre 2023 ha maturato 35 anni di contributi e ha compiuto 61 anni di età. Se non ha figli, oppure se ha compiuto 60 anni di età con un figlio, e se ha due o più figli, bastano 59 anni di età per chiedere opzione donna. In conclusione, secondo la regola generale, per andare in pensione, oltre alla contribuzione minima di 20 anni di contributi, appunto, occorre anche un'età minima, che nel 2024 è di 67 anni. Con l'eccezione, abbiamo visto, delle donne con figli che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre del 1995, che possono andare a chiedere la pensione di vecchiaia qualche mese prima dei 67 anni. Per andare in pensione in generale prima dei 67 anni, la badante deve avere un numero di contributi, un numero di anni di contributi davvero molto alto, molto superiore ai 20 anni previsti per la pensione di vecchiaia. Ed ecco che quindi la pensione finisce prima dei 67 anni, è un vero e proprio miraggio. Le badanti molte volte lavorano in nero, hanno vuoti contributivi di anni e pur avendo lavorato una vita intera non riescono a raggiungere nemmeno i 20 anni di contributi per la pensione a 67 anni e men che mai riescono a raggiungere i 40 anni, i 41 anni o i 36 anni per la pensione prima dei 67 anni. Vi è un solo caso in cui la badante può andare in pensione, certamente ad un'età molto tarda, 71 anni, ma con pochi contributi, con 5 anni di contributi, e questa è la pensione detta di vecchiaia contributiva. Infatti, se la badante ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre del 1995 e ha versato contributi per almeno 5 anni, che quindi ricadono interamente nel sistema contributivo, a 71 anni potrà andare in pensione. Naturalmente la pensione sarà davvero molto bassa e no, non è questo l'obiettivo. Dobbiamo poi tenere presente che se la badante non ha neppure i 5 anni di contributi previsti per questa pensione contributiva a 71 anni, a 67 anni, all'età pensionabile, potrà percepire l'assegno sociale da parte dell'INPS, assegno sociale che nel 2024 è di 534,41 euro al mese. Bisogna però tenere presente che per avere l'assegno sociale bisogna essere residenti in Italia. Ora, è evidente che di fronte alla realtà di questo sistema pensionistico, la badante per tutelare se stessa ha il dovere di rifiutare i lavori in nero e i lavori a un orario inferiore a quello che effettivamente svolge, perché la contribuzione in questi casi è molto bassa. O inesistente, con gravissime ripercussioni sulla pensione. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!